sera lei adesso, Robby, che quando vuoi coffee. Cos'è sto brusio? Mi dà un fastidio. Non sta. Parto io? Vai. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera a tutti. Sono... La percentuale non la faccio perché non voglio essere così esaustivo. Però sono molto, molto contento e orgoglioso del fatto che oggi, pur in clamorosa o netta difficoltà, i giocatori che mediamente tutti non si sono lamentati, e questo è un piccolo o grande passo in avanti che abbiamo fatto, e sono molto ma molto contento di questo. In più ci sono sempre più giocatori in campo che, indipendentemente da quello che succede, danno l'anima, e questo l'avete visto tutti. Quindi questa è la cosa che oggi, nella partita di oggi, mi rende felice. Perdonatemi se non ho fatto una premessa doverosa, la faccio adesso. I complimenti a Piacenza, che ha giocato un primo quarto clamoroso, ha preparato la partita tatticamente molto bene e a Piacenza ha giocato una partita tosta, seria, dall'inizio alla fine, senza mai mollare. Quindi è venuta fuori anche una bella partita, sei venuta fuori anche una bella partita, e grande merito e di Piacenza. Cosa ha fatto Bergamo? Ha vinto a Bergamo fuori casa. Vabbè, sono contento per il mio amico Sacco, mi dispiace per Piacenza, faccio gli auguri in bocca al lupo. Però se gioca così sono convinto che la prossima, non sono affari miei, perdonatemi. Quindi ribadisco questo concetto qua, sono molto contento di aver avuto totale disponibilità dalla stragrande maggioranza dei miei giocatori, che hanno continuato a fare quello che dovevano fare indipendentemente da quello che stava succedendo in campo. Ed è un passo importante, perché prima ci demoralizzavamo di più. Oggi siamo partiti male, ma poi, come vi ho detto e lo ribadisco, abbiamo giocato, tanti giocatori hanno giocato una partita seria per tutti i 40 minuti. Dobbiamo far sì che questo numero di giocatori sia sempre corrispondente al 10. Uno devo lasciarlo fuori, e quindi questa volta è capitato a Italiano. Però bisogna renderci conto che tutto nasce dall'allenamento. Sono molto credente, la mia fede è l'allenamento, perché poi è lo specchio di quello che poi succede in partita. Abbiamo lavorato bene questa settimana, sicuramente eravamo anche un po' stanchi. Spesso il giocatore che sembra, ve l'avevo già detto, no? Ve lo ripeto, spesso il giocatore che sembra un po' scarico e quindi di conseguenza magari ha un brutto linguaggio del corpo, magari tante volte dipende anche proprio dalla stanchezza. Quindi chi ha giocato meno bene è un po' giustificato da questo, ma un po'. Se avete domande, ragazzi. Ciao. Ciao. Ascolta, cosa ha fatto Udine? Sono secondo supplementare. Ah, okay. Secondo caso, diciamo così, è un po' scarsina. Mi collego anche al tuo discorso. Si sistema in allenamento questa situazione o è una questione più mentale che altro? No, non ve l'ho detto e ve lo ribadisco, secondo me non c'è mai sempre e solo una motivazione. È un insieme di cose, è come quando tu litighi con tua moglie, non è che litighi perché te vuoi vedere Rocky e lei vuole vedere Via col vento,
litighi perché in quella giornata lì c'è del nervosismo, se no non litighi, discuti. E quindi c'è sempre una serie di... Il giocatore che magari in questo momento è meno in forma, anche magari per un discorso di età, fa anche magari più fatica rispetto a fare quello che sto chiedendo io rispetto a uno più giovane. L'allenamento ci aiuta a aumentare, a migliorare questa condizione fisica, però deve partire chiaramente tutto da lui. E mediamente in queste tre partite io sono molto contento di tutti. Oggi siamo partiti male perché qualcuno era, secondo me, stanco. Poi magari vedi il traguardo, stai vedendo non il traguardo, ma vedi, come dire, è come se fosse una preparazione, perché ormai nella testa di tutti quanti, che è una cosa che io detesto, c'è questa sorta di preparazione playoff, secondi, terzi, primi, non fa quasi niente, però mami. No, noi dobbiamo giocare bene a pallacanestro, perché vinceremo, perderemo, non mi interessa. Questa è una squadra che è stata costruita per vincere, ci sono squadre che spendono più di noi e a detta di tutti hanno più probabilità di vincere di noi, questo poi lo vedremo. Io ho grandissimo rispetto per questi giocatori, non li cambierei con nessuno, però dobbiamo continuare a lavorare, toglierci queste piccole pause, aumentare la nostra condizione fisica e giocare a pallacanestro per 40 minuti. Sì, però ti dico anche un'altra cosa, se tu pensi mentalmente di essere più scarso degli altri, probabilmente non diventi un giocatore di pallacanestro. Dici una cosa giusta, cioè tu dici prendi sotto gamba un po' l'avversario, no? Giusto? Sì, perché ti pensi di essere più forte e quindi... Sì, allora è assolutamente vero, il giocatore più forte... Allora voglio dire dovrebbe giocare sempre male contro il più debole e poi il più debole vince, il più debole diventa più forte, poi cioè, entriamo. Sì, il più forte prende ogni tanto le cose sotto gamba, questo è un periodo dove hai detto una cosa intelligente. Io non c'ero forse arrivato, che magari qualcuno pensa che poi si accenda una luce e magari dici questi sono un po' più scarsi, ma oggi tanto alla fine. E invece secondo me, io lo ripeto, lo ribadisco, e fino alla noia bisogna costruire, noi dobbiamo ancora costruire. Altre domande? Posto così? Ragazzi ci rimango male, io non so dove andare adesso. Non sono abituato a fare conferenze stampa così corte. Ciao, grazie a tutti. Ciao, e dico solo una cosa, adoro i miei giocatori, difenderò sempre. Tutti.